Allora, possiamo cominciare i lavori. L'avvocato Vaccaro ha già anticipato gli argomenti sia della mattinata che del pomeriggio. Anche io ringrazio il dottor Ranieri e l'ingegnere Dardia che relazioneranno in questa prima fase relativamente alla fattura elettronica. Anche il Consiglio dei Consulenti del Lavoro sta preparando un programma che verrà rilasciato. Non è ancora pronto, sono stata a Roma la settimana scorsa, ma è in fase di definizione. Cedo quindi la parola al dottor Ranieri dell'Agenzia delle Entrate che ci intratterrà sulla fatturazione elettronica, programma che io peraltro ho già visto e utilizzato e devo dire che funziona molto bene. Grazie a lei. Pronto? Sì. Buongiorno a tutti. Cercherò di spiegare nel miglior modo possibile la fattura elettronica così come è stata predisposta dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la SOGEI. Questo nuovo strumento che dovrebbe dal 1 gennaio 2019 introdursi nell'attività di tutti gli imprenditori italiani come uno strumento obbligatorio, non facoltativo, e che dovrebbe essere lo strumento cardine per contrastare quel male italiano così profondo che è l'evasione fiscale. Si spera che questo strumento sia effettivamente lo strumento risolutivo e che funzioni, questo sicuramente. Quindi, praticamente il mio intervento consiste nello spiegare quello che è la funzione del sistema di interscambio, che è questa funzione di postino che noi andremo a effettuare, quindi accetteremo fatture e andremo a consegnarle a destinazione, e tutti gli strumenti che l'amministrazione ha approntato al fine di rendere questo passaggio il più indolore possibile. Questa mattina, ho cercato di immaginare una similitudine, quella più probabilmente più vicina alla realtà, almeno per coloro che come me sono amanti della guida, della macchina. Probabilmente il passaggio alla fattura elettronica è un pochettino per chi ama guidare, passare al cambio automatico. All'inizio viene visto come uno strumento che dovrebbe levare la gioia, che dovrebbe complicare l'esistenza, la guida, il piacere della guida. Poi probabilmente chi poi si ritrova a guidare una macchina col cambio automatico si accorge che in realtà dopo un po' si abitua, si rende conto che non era così, che forse è più comodo. E questo dovrebbe essere la fattura elettronica, uno strumento che adesso vediamo con un certo sospetto perché si va a introdurre d'arbitrio nella nostra vita imprenditoriale, anche nostra di controllori. Ma noi crediamo che alla fine dovrebbe semplificare tanto, estremamente, perché eliminare la carta nella nostra attività non dovrebbe mai essere un problema, non dovrebbe essere mai una questione grave, ma dovrebbe essere invece una cosa positiva sotto tutti i punti di vista. E la fattura elettronica, in effetti, questo va a realizzare, elimina in gran parte tutti quegli obblighi cartacei, cartolari che attualmente sommergono gli uffici. La fattura elettronica viene pensata già a seguito degli indirizzi dell'OCSE del 2014. E i quali suggerivano alle amministrazioni fiscali di avere un approccio diverso nei confronti dei contribuenti. Quindi è il concetto della tax compliance che è entrato adesso negli ultimi 2 o 3 anni nell'attività, nel modus operandi dell'Agenzia delle Entrate. Quindi l'amministrazione fiscale
che cerca di perseguire i propri obiettivi vestendosi da, come c'è scritto nella slide, facilitatore attivo, quindi un modo diverso di approcciare che nasce, che già è nato e già si applica con le nuove modalità che probabilmente qualcuno di voi avrà visto, semmai non avrà, sarà stato anche destinatario, le lettere che noi inviamo come amministrazione quando verifichiamo dai controlli elettronici delle difformità tra i dati dichiarati e i dati presenti nelle banche dati. Un modo, appunto, un approccio che nasce prima che l'ufficio emetta l'atto impositivo e che quindi cerca di invita il contribuente a ravvedere il proprio comportamento fiscale proponendogli una modalità sanzionatoria estremamente ridotta in quel momento. E nell'ottica di questa attività di compliance nasce e si introduce anche la fattura elettronica, perché la fattura elettronica, se noi pensiamo che il sistema il migliore per avere un quadro totale del contribuente e quello, cioè quello che abbiamo seguito finora era obbligarlo a indicare i suoi dati contabili, le fatture emesse, le fatture ricevute, l'IVA credito, l'IVA debito, e quindi riversare l'impegno completamente sul contribuente. La fattura elettronica acquisita in copia dall'Agenzia delle Entrate permette invece di arrivare tra qualche anno a una predisposizione automatica delle dichiarazioni fiscali da parte dell'amministrazione. Noi siamo già in possesso delle fatture, siamo perciò in grado tra 2 o 3 anni di predisporre dei modelli dichiarativi già precompilati anche nel settore IVA, oltre che nelle imposte dirette, come sappiamo, già da 3 anni in maniera alla fine abbastanza positiva come risposta già stiamo facendo con la dichiarazione dei redditi precompilati.